Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo nel quinto episodio di questa miniserie della RetroCraft, signori. Siamo nella versione 1.10 di Minecraft e dobbiamo portare avanti gli obiettivi, con l'obiettivo finale quello di uccidere il drago, signori. Stiamo cercando di fare tutto il più velocemente possibile, ma piano piano abbiamo degli intoppi, come nel scorso video, che siamo morti. Io vi ricordo la sfida, signori: se nel video precedente, ovvero il numero 4, raggiungiamo i 10 mi piace, io nel prossimo video, nel video di domani, costruirò una torre di 200 blocchi e mi lancerò nel vuoto, signori, perdendo tutti i livelli di esperienza che ho. La sfida è lanciata, dipende da voi se l'accettate oppure no. Detto questo, signori, partiamo con il video di oggi. Allora, rispetto al video di ieri, signori, io mi sono costruito una bellissima armatura in ferro e abbiamo anche degli ottimi utensili in ferro finalmente. E possiamo partire all'avventura. Io qui, scavando il carbone che c'era rimasto ieri, ho trovato una nuova apertura che andiamo subito subito ad esplorare. Ad esplorare, io ho sentito anche degli scheletri prima. Come li odio gli scheletri, non potete capire. Aia, maledetto bastardo. Ma ora c'ho la spada di ferro io. Zio, c'ho la spada di ferro io. Non capisco perché mi sta sbloccando le imprese ora, che praticamente già è mezz'ora che stiamo a giocare al gioco. Già siamo al quinto episodio e lui mi sblocca gli obiettivi adesso, gli achievement adesso, però va bene. Allora, signori, ieri ci sono stati un po' di imprevisti qua e là, ma noi non ci facciamo demoralizzare dagli imprevisti, bensì li conquistiamo e andiamo sempre avanti, signori. L'obiettivo di oggi è riuscire a trovare diamanti, riuscire a trovare diamanti e riuscire a trovare la lava per poter recuperare così un poco di ossidiana. Allora, cosa cazzo è successo? Si è rincredinito un attimo il mouse. Va bene. Allora, l'obiettivo è trovare la lava e i diamanti. Di conseguenza dobbiamo scendere. Quindi penso che la direzione giusta sia questa. Qui abbiamo dell'altro ferro, lo recupero al volo perché il ferro è fondamentale. Diciamo che ok, abbiamo l'armatura, che abbiamo tutto. No, 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 no. Maledetto creeper del deretano. Creeper che viene dal deretano. Porca miseria. Ma non potevi farti un giro per i fatti tuoi? No, ma che cazzo là ci stanno? Tutti i creeper qua. Mannaggia a voi, le mie torce. Oh, io metto torce a loro, le fanno esplodere. Ma mi sembra giusta questa cosa? Ma mi sembra giusta. E guarda, e c'ho di nuovo fame. Ma porca miseria. Va bene, con calma. Con calma e sangue freddo. Stavamo dicendo, prima che quei creeper del deretano ci avessero interrotto, che l'obiettivo fondamentale è dobbiamo trovare diamanti e ossidiana. Qua stiamo a salire di nuovo, non va bene questa cosa, dobbiamo scendere. Addirittura, che cavolo è stato a fare qua? Mi butta fuori. Vabbè, se sono ammazzati a vicenda e a noi frega poco. Questo è un vicolo cieco e non va bene. Questo è un vicolo cieco e non va bene. Signori, dobbiamo continuare a scendere noi, dobbiamo continuare a scendere. L'obiettivo è trovare la lava. Va bene, allora, che vi devo dire? Qui lava non ne vedo, a meno che non andiamo in questa direzione. Questa direzione forse si scendono. Allora, i creeper hanno rotto le scatole pesantemente. Qui ci lanciamo dagli zombie. Ma sì, ma tanto ormai gli zombie. Proprio gli zombie non ci fanno più paura, signori. Gli zombie li pigliamo a ciabattate proprio. Una alla volta. Ce n'è per tutti, signori. Ce n'è per tutti. Mannaggia le vostre sorelle. Oh, e c'ho la spada in diamante. C'ho la spada in diamante. Magari l'avessi in diamante. Ecco perché venivo per. Mi sentivo un attimino circondato. C'è stato un leggero accanimento nei miei confronti. Allora, di qua si scende, sì, ma non si va da nessuna parte. Quindi torcina qui e qui non si va da nessuna parte. Spada in mano, andiamo in questa direzione che c'è l'acqua. Si scende. Di qua sembrerebbe scendere, ma si va in un vicolo cieco. Ok. Vicolo cieco fino a un certo punto. Che noi grattiamo un attimo e scendiamo in un'altra zona, ok? Stiamo scendendo in maniera strana in varie zone di cui non conosco l'esistenza. Che livello siamo noi tutto? Quel livello 19, quindi comunque per i diamanti dobbiamo continuare a scendere, signori. E che vedevo di? E che vedevo di? Scendiamo. Non mi va sinceramente di andare a cercare altre cose in altre direzioni. Sì, dobbiamo scendere però, porca paletta ambriaca. Dobbiamo scendere, così però scendiamo male perché c'è l'acqua, così stiamo scendendo decisamente male. Allora, non abbiamo blocchi da costruzione, ok. Riusciamo ad andare di là senza far danni, senza far grossi danni, ci riusciamo? Ci riusciamo? No, non ci riusciamo, mannaggia.
torna su, va bene signori, dopo queste piccole incomprensioni faccio un breve taglio, perché di qua non si va da nessuna parte, quindi è inutile continuare a scavare in questa direzione, faccio un breve taglio fino a quando non troviamo un'altra via di questa grotta che ci porta magari a qualcosa di più interessante. Signori, qualcosa sembrerebbe che l'abbiamo trovata. Chi cerca, trova. Il mio personaggio si muove? Sì, ok. Si era un attimino emozionato e quindi era rimasto bloccato lì fermo, immobile. Allora, la lava l'abbiamo trovata, signori. Lava uguale ossidiana e questo già è un buon punto di partenza. Quindi direi di non perdere tempo, prendere il nostro bellissimo secchiello, metterlo qui, svuotarlo. No, no, zio, non... Non ci siamo capiti. Ok, adesso ci siamo capiti. E possiamo un attimino muoverci in queste direzioni. Di là c'è una grotta. Ok, quindi, io direi questa redstone la prendiamo. Il momento più sbagliato in cui si va a bloccare il pulsante del camminare. Ok, allora, intanto recuperiamo questa redstone che non... Per la serie che stiamo facendo, nel senso non ci servirà a nulla, però sono livelli di esperienza che domani rischiamo di perdere in maniera violenta se nel video numero 4 raggiungiamo i 10 mi piace. Allora, io direi, mettiamo l'acqua qui. Perché ti muovi, zio? Che questo personaggio vive di vita propria, questa cosa non mi piace per nulla. Allora, noi abbiamo un piccone di diamante, perfetto, non abbiamo paura di usarlo e lo andremo a userare, sì, lo andremo a usare, signori, per recuperare questi 10 blocchi di ossidiana. Ce ne serve veramente qualcuno in più, perché comunque dobbiamo anche fare il tavolo degli incantesimi, signori, e per fare il tavolo degli incantesimi ci servono le mucche che non ci sono minimamente nelle nostre vicinanze, quindi dovremo andare a trovare anche delle mucche disperse da qualche parte del mondo per riuscire a fare questo. Allora, signori, recupero l'ossidiano ovviamente off camera, così non mi annoio, e procediamo poi, appena recuperato l'ossidiano, nella ricerca magari di qualche diamantone, riuscissimo a portarci a casa magari un diamantino, non chiedo tanto, uno, anche perché... Non abbiamo più nemmeno uno. Col fatto che abbiamo fatto sto piccone di diamante, non abbiamo comprato diamanti a casa. Magari uno. Ok, signori, abbiamo recuperato tutta l'ossidiana che ci serviva. Io ho fatto un piccolo giro in queste lande di questa zona di qua, ma da questa parte non ho trovato niente di interessante. Sì, un altro po' di ossidiana, un altro po' di redstone. A che livello siamo in tutto questo? Siamo a livello 13, quindi siamo ancora un pochino alti per i diamanti, però andiamo nell'altra direzione, che buttandoci un occhio ho notato la presenza di oro e l'oro ci serve, signori, perché non potendo comunque, non penso che riusciremo a fare un'armatura in diamante per andare ad ammazzare il drago, signori, ci serve bensì tanto oro per poter fare le mele d'oro. Dici, ma così stai distruggendo tutta la lava e chi se ne frega? Noi abbiamo un obiettivo principale che si chiama, che si chiamava ossidiana perché siamo riusciti a portarcela a casa. Pigliamo un poco di oro, così senza rischiare di ammazzare nessuno, di far danni involontari. Se levo questo si fa qualcosa? No. Ok, questi due li lasciamo lì perché sono un po' a rischio morte. Questo è un canyon, ma non vedo niente di interessante a parte della lava. Signori, di qua noi andremo a salire, quindi non so quanto mi convenga andare in questa direzione. Preferisco andare in questa direzione. Qua c'è ancora del carbone. Io perché sto continuando a zappare con il piccone di diamante? Non lo so. Un'antica leggenda diceva che se c'è il carbone e c'è la redstone, ci sono i diamanti. Come smentire un'antica leggenda? Come decisamente smentire un'antica leggenda? Un diamantozzo, porca paletta ambriaca. Niente, il gioco non collabora, signori. Il gioco non collabora. Allora. E noi continuiamo la nostra avventura senza paura. Senza. Aia! Maledetto bastardo! Io ti mando nel fuoco, sai? Sai, zio, farei una morte. Una morte molto cotta. Una morte molto cotta. Qui c'è il coso sotto? No. Ok, mangiamo l'ultimo pezzettino di pane che ci è rimasto. E poi ci concentreremo sulla carne. Visitiamo qualche canyon per forza, signori. Sarà un video più lungo del solito? Penso di sì. Penso di sì. Carbone ce ne serve qua, ferro ce ne serve più? Abbiamo 42 blocchi. Penso di no. Oh, i funghetti! I funghetti. Chi cazzo è Legolas? Allora, scusa, zio, c'è un creeper lì che rompe le scale. A posto.
Stavolta il creeper c'è stato un po' d'aiuto. Stavolta il creeper c'è stato un po' d'aiuto. Qui dobbiamo stare attenti perché si lanciano. Ecco, che vi ho detto? Mamma mia, mi ha sentito praticamente. Mi ha sentito quello che gli ho detto. Ok, bravo. Esplodi, fai quello che cazzo la vuoi. Abbiamo recuperato pure dei funghi che non ci servono a niente, signori. I funghi sono proprio l'ultima cosa che ci serviva. Qui c'è dell'acqua. Ci sono varie strade, però mi convince di più questa strada di qua. Non so perché mi ispira questa strada di qua e mi ha ispirato proprio male. Mi ha ispirato proprio male. Cazzarola, un diamantozzo vuoi? Uno per completare il video, porca di una paletta ambriaca. Uno per completare il video. Dai, dammi un diamantozzo, maledetto bastardo di videogioco. Ah, niente, torniamo indietro. Di qua non si da nessuna parte. Costoletta di maiale. E continuiamo la ricerca, però lasciamo, sì, lascio tutto il ferro dov'è, signori? Lascio tutto il ferro dov'è perché il nostro obiettivo è diventato il diamante. Riesci a passare, non è difficile, sai? Allora, io più che andare di là, andrei proprio di là. Mi ispira, signori. Quando dico che mi ispira, vuol dire che non ci esce proprio niente. Un diamantozzo, uno, non te ne chiedo 5, 6. Te ne chiedo uno, mannaggia di una paletta ambriaca. Stiamo andando diritti verso la lava. Oh, signori, quattro diamanti li abbiamo trovati, li abbiamo trovati. Abbiamo trovato il jackpot, signori. È vero che non abbiamo piccone fortuna, perché con piccone fortuna sarebbe stato tanta roba, signori. Non abbiamo piccone fortuna, ma ci accontentiamo, signori. Quattro diamantozzi belli puliti puliti. Li andiamo a recuperare subito, vediamo se sono quattro. E soprattutto vediamo se non c'è la lava sotto, perché se c'è la lava sotto potrebbe sterminare pesantemente. Sono solo quattro? No, sono cinque. Sono cinque, attenzione, rullo i tamburi, sono cinque. Ma che cosa vuoi tu? Non puoi partecipare al video? È un momento importante questo, signori. È un momento importante interrompere le scatole. No, sono 5, signori. Sono 5. Ci bastano. Ci vanno di lusso. 1, 2, 3, 4 e 5 diamantozzi, signori. Bella così, bella così. Detto questo, con i nostri nuovi 5 diamanti in mano, li posso mettere lì? Sì, nella mano secondaria già c'era le persone con turno 10. Troppo strano. Detto questo, signori, con il piccone di diamante in mano e i diamantozzi in mano, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo nel video di domani. Ricordatevi della sfida. Bella a tutti, raga. Oh, 15 livelli. Mica so pochi. Ciao!